Bene, adesso procedo con il primo dipinto, quindi quello della gallina di profilo. Come vedete, ho coperto le altre zone dove c'erano gli altri due disegni con due fogli di carta, due semplicissimi fogli da fotocopie. Ho coperto perché penso che fossero degli elementi di disturbo, anche perché il pulcino che ha disegnato a matita è una matita abbastanza forte rispetto agli altri due disegni che invece erano tenuti leggeri proprio perché li devo dipingere. Quindi ho preferito coprirli. E come vedete ho anche già steso il masking fluid nelle parti che andranno lasciate bianche. Ho deciso di utilizzare anche in questo caso il masking fluid perché le piume della gallina, quelle più in luce, quindi quelle che dovranno rimanere assolutamente bianchissime, fanno un effetto che ricorda quello di ciuffettini, di peli, di capelli anche in questo caso. E quindi ho preferito fare così, usare sempre il pennellino molto sottile e dare un effetto di peletto qua e là. E ho utilizzato il masking fluid anche in questi punti delle zampe, che sono delle linee talmente sottili che sarebbe stato impossibile non coprire poi con il pennello. Cioè, non impossibile, ma molto difficile. Quindi per comodità ho utilizzato il masking fluid. Avrei potuto farne a meno, ma insomma in questo caso ho preferito far così. Adesso passo alla colorazione quindi del dipinto, cioè del disegno. E con un pennello medio, in questo caso sto usando un numero 18, però come vi ho già spiegato nell'altro video, quello dei pennelli, le numerazioni sono abbastanza soggettive da marca a marca, in questo caso c'è scritto 18, ma comunque fate conto un pennello medio e ovviamente un pennello a punta tonda di questo tipo. Impregnato d'acqua, un pennello pulito e vado a bagnare bene la superficie del corpo della gallina, però soltanto il piumaggio, solo la parte del piumaggio, quindi lascio fuori, lascio asciutti tutti quei punti che saranno poi da colorare in rosso o arancio, ovvero la cresta, i bargigli e le zampe. Quindi cerco di fare abbastanza attenzione e il becco chiaramente. Lascio fuori becco, cresta e bargigli. Invece stendo bene l'acqua sul resto del corpo. Stendo prima l'acqua perché cercherò di fare prima un effetto bagnato su bagnato. Il motivo per cui voglio fare prima un bagnato su bagnato è per dare all'inizio, dal momento che c'è tanta parte in ombra, come vi ho già detto, voglio cercare di dare un primo strato più sul grigio-azzurrino e vorrei che si fondesse, siccome ci sono anche delle parti abbastanza sui toni del giallo, vorrei che si fondesse il grigio con l'azzurro insieme al giallo. E allora adesso piano piano parto come sempre. La prima stesura sembra scurissima. Sembra dannatamente scura, in realtà poi non bisogna preoccuparsi perché, come avete già visto, l'acquerello si schiarisce tanto, molto molto si schiarisce. E poi cambio, metto questo colore che ho ottenuto praticamente unendo un po' di ocra, un po' di rosso, in questo caso un rosso primario. No, scusate, un rosso vermiglione e un pelino di viola, ma proprio giusto un pelino. E quindi cerco di fare in modo che questi due colori, il grigio e questo colore più caldo, si fondano. Si fondono insieme e
Aggiungo un altro colore che è più, sempre più sul tono dell'ocra, quindi un giallo ocra, qui e là. Bene, allora al momento, come sempre, sembrano tante macchie, macchie abbastanza brutte e inutili. Però pulisco un po' il pennello, lo asciugo. E cerco di vedere se ci sono dei punti dove devo togliere un po' di colore. Per esempio, io ne toglierei un pelino qua, finché è ancora bagnato. Ok. E poi vado ad intensificare un po' con un po' di azzurro misto a un po' di terra di siena bruciata, l'azzurro qui. Perché qui sì, è molto azzurro. E anzi, prendo anche proprio dell'azzurro puro. E lo colo, faccio colare proprio così a macchioline. Ok, adesso tutte queste macchie brutte se ne devono scomparire una volta asciugato. Perciò adesso, con grande pazienza da parte vostra, io vado ad asciugare, aspettate il prossimo video.